garantendo l'anonimato alle persone, ecco che queste si sono fatte avanti con importanti indizi che ci hanno portato oggi ad arrivare ad una fase finale finalmente di questa vicenda e a poter cercare di chiudere il cerchio. Il messaggio è: chi ha delle informazioni, mantenendo in assoluto l'anonimato, può finalmente contribuire. Sapendo che l'anonimato è garantito, magari quel po' di cose che possono dire potrebbero alzare l'asticella anche per la polizia, per il procuratore, per tutti. Bucchette della posta semplicissime che le abbiamo posizionate, diciamo, in quattro punti che secondo noi sono dei punti strategici. Allora, la prima è posizionata a Goro e più precisamente piazzale Leo Scarpa in fondo a via del Mercato Nuovo. Poi abbiamo Rido delle Nazioni in fondo a Viale del Lago, all'ingresso della pineta che collega a Lido di Volano, che è questa. Poi abbiamo Lido di Volano, ingresso pineta che collega a Lido delle Nazioni. Poi abbiamo Piazza San Rocco, taglio di Po, località Oca Marina, Chiesa del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria e San Rocco Confessore.